Matteo capitolo 1. Libro della storia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco. Isacco generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Perez e Zera da Tamar. Perez generò Esron. Esron generò Ram. Ram generò Amminadab. Amminadab generò Nason, Nason generò Salmon, Salmon generò Boaz da Rahab, Boaz generò Obed da Ruth, Obed generò Jesse, Jesse generò Davide il re, Davide generò Salomone dalla moglie di Uria, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asa, Asa generò Josafat, Josafat generò Ioram, Ioram generò Uzia, Uzia generò Iotam, Iotam generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amon, Amon generò Giosia, Giosia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Sealtiel. Sealtiel generò Zorobabele. Zorobabele generò Abiud. Abiud generò Eliakim. Eliakim generò Azor. Azor generò Zadok. Zadok generò Akim. Akim generò Eliud. Eliud generò Eleazaro. Eleazaro generò Matan. Matan generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuseppe, marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Quindi, da Abramo fino a Davide, ci furono in totale 14 generazioni. Da Davide fino alla deportazione in Babilonia, 14 generazioni. E dalla deportazione in Babilonia fino al Cristo, 14 generazioni. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, mentre era promessa in sposa a Giuseppe, rimase incinta per opera dello Spirito Santo prima che si unissero in matrimonio. Allora suo marito Giuseppe, che era un uomo giusto e non voleva svergognarla pubblicamente, pensò di divorziare in segreto da lei. Ma dopo che ebbe riflettuto sulla cosa, ecco che l'angelo di Geova gli apparve in sogno e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non aver paura di portare a casa con te tua moglie Maria, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Lei partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù, perché salverà il suo popolo dai loro peccati. Tutto questo in effetti avvenne perché si adempisse ciò che Geova aveva detto tramite il suo profeta. Ecco, la Vergine rimarrà incinta e partorirà un figlio, e sarà chiamato Emanuele, che tradotto significa Dio è con noi. Quando si svegliò dal sonno, Giuseppe fece quello che l'angelo di Geova gli aveva detto e portò sua moglie a casa con sé, ma non ebbe rapporti sessuali con Maria fino a quando lei non partorì il bambino e lui lo chiamò Gesù.